E non la dobbiamo dire che la nostra fede prima di chiedere il battesimo, ce la dobbiamo ricordare, la dobbiamo proclamare ad alta voce. Cari genitori, caro padrino, cara padrina, Matilde che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale vostra figlia viene battezzata. E dunque rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci troviamo di confessarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Allora, dopo aver fatto tutta questa professione di fede, volete dunque che Matilde riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo confessato? Sì, lo vogliamo. E allora lo facciamo. Battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vuole il fondo perché ha tanti capelli. Io non ce l'ho più. Ecco qui, Matilde Cristiana. Quanti applausi ha avuto nella sua vita? Bene, adesso la